Questo è lo Zen, quartiere alla periferia di Palermo, dove vivono 20.000 persone, la maggior parte sotto la soglia di povertà. Sabato 4 aprile, in pieno lockdown, l'associazione bocciofila San Pio, senza alcuna autorizzazione, distribuisce centinaia di pacchi di viveri per i più bisognosi. Il giornalista Salvo Palazzolo di Repubblica scopre che ad organizzare il tutto era stato Giuseppe Cusimano, fratello di Nicolò, condannato a 10 anni di carcere per traffico di droga. Lo stesso Giuseppe, pur essendo incensurato, appare in un'informativa. I carabinieri hanno fotografato i suoi incontri con Calogero Lopiccolo, erede del boss Salvatore Lopiccolo, oggi al 41 bis. Cusimano e Lopiccolo si sarebbero incontrati per almeno 3 volte, ma i carabinieri non sono riusciti a registrare quello che si sono detti. Dopo l'articolo di Repubblica, lo stesso Cusimano sui social si è provocatoriamente vantato di essere associato alla mafia, scrivendo che per aiutare la gente è orgoglioso di essere mafioso. In quel gesto, molti hanno visto la ricerca di consenso da parte della mafia. Ma non c'è niente di vero, perché noi abbiamo comprato delle spese, abbiamo diviso la gente che ha di bisogno nel quartiere. Però dicono appunto il signor Cusimano avrebbe un fratello in carcere, lui si sarebbe incontrato con il boss Lopiccolo. Ma i fratelli Cusimano non c'entrano niente, sono persone umili, infatti sono con noi nell'associazione. Quindi lei dice la mafia non c'entra niente? Non c'entra niente la mafia, probabilmente niente. Ma il fatto che nell'associazione comunque tra gli iscritti ci sono pure persone che hanno avuto problemi con la giustizia? A noi non ci interessa. Qua noi siamo solo per giocare e divertirci. Proprio mentre parlavamo con i pensionati della bocciofila è arrivato uno dei fratelli Cusimano. Pure che mio fratello scende in queste situazioni, giusto? È una vita sua privata, non è che puoi mettere tutta la famiglia nel mezzo. Magistrati che scrivono pure che il suo fratello ha incontrato Lopiccolo. Ma è perché non è che stava a me fatto si è incontrato Lopiccolo. Si è unito con Lopiccolo, camminava con Lopiccolo. Ora la mafia, il fratello del boss, fatta la spesa. Il tentativo è di creare consenso attorno alla criminalità in momento di bisogno. Per contrastare questo tentativo che l'arma dei carabinieri, la stazione, si è impegnata nell'aiuto alla popolazione locale, al fine di poter vanificare questo tentativo demagogico di dover affermare il potere mafioso a tutti i costi in un momento di emergenza. Quando uno è malato, se non arriva il medico, arriva lo stregone. Quello che è certo è che senza l'intervento dello Stato la mafia arriva e risolve i problemi e acquista non soltanto interessi economici, controlla interessi economici, ma paradossalmente viene ringraziata dalla vittima. La mafia corre veloce, si infila negli spazi lasciati liberi dallo Stato e nel bisogno e a Palermo, dopo il coronavirus, potrebbe trovare praterie e avere vita facile a imporre il suo welfare parallelo, visto che qui la situazione era drammatica già prima del coronavirus, con numeri da far tremare i polsi. Abbiamo un tasso di lavoro nero che è veramente enorme, noi possiamo dire che è più di un terzo della popolazione della nostra provincia. In questo contesto drammatico poi è facile anche per la criminalità infiltrarsi, no? La mafia ha bisogno del consenso sociale. E noi è capitato di persone che vengono da noi e ci dicono aiutaci a trovare un lavoro perché non voglio andare dallo zio Totò o dallo zio Tanino. Perché se vado da loro, loro il lavoro me lo cercano, me lo trovano anche. E quindi il consenso sociale lo fanno anche attraverso questo, perché senza di questo sono soltanto dei banditi. Banditi che hanno provato in fretta a infiltrare l'economia legale in tempi di coronavirus e colpisce la loro velocità di azione. A Palermo il mercato ortofrutticolo ufficiale era stato chiuso per l'emergenza Covid e la mafia cosa ha fatto? Ne ha aperto uno parallelo e non si trattava di un localino nascosto ma un enorme capannone di più di 1.000 metri quadri. Quando i militari della Guardia di Finanza sono arrivati, la notte del 10 aprile scorso, oltre a scoprire questo mercato abusivo, si sono resi conto che a gestire il tutto era Salvatore D'Amico, una vecchia conoscenza.
È una persona che ha dei precedenti per intestazione fittizia di beni. Avete fatto degli approfondimenti e il prefetto ha fatto un'interdittiva antimafia. Che cosa avete scoperto? Non si apre un mercato ortofrutticolo, non si avvia un'attività se non c'è ovviamente il beneplacito delle organizzazioni criminali. E di fatto il trade union tra l'attività economica e ovviamente gli aspetti illegali è proprio Salvatore D'Amico e la sua vicinanza a famiglie della criminalità organizzata del mandamento della noce. Queste sono immagini del 12 maggio scorso, un blitz della Guardia di Finanza di Palermo che ha portato all'arresto di 91 persone, tra cui i rampolli dello storico clan siciliano dei Fontana, delocalizzato in Lombardia, un clan che aveva accumulato con le estorsioni tanti soldi. Per il GIP che ha firmato gli arresti, la mafia è pronta a sfruttare la crisi del Covid, ad acquisire le aziende del nord con l'acqua alla gola, visto che, scrive il GIP nella motivazione, le misure messe in campo dallo Stato potrebbero rivelarsi tardive. Sì, è un problema concreto. Parlo soprattutto delle piccole e medie aziende, quelle che operano nel settore del turismo, i bar, la ristorazione, le strutture di ricezione. Beh, queste strutture in questo momento stanno soffrendo la crisi di liquidità per il pagamento degli stipendi ai dipendenti, per i pagamenti dei canoni d'affitto, per il pagamento degli oneri fiscali. Potrebbero trovarsi in una condizione di doversi rivolgere a soccorsi impropri che poi potrebbero trasformarsi in forme di aggressione del loro capitale, del loro patrimonio, della loro azienda. La mafia ha iniziato le grandi manovre per mettere in piedi un vero e proprio sistema bancario parallelo a quello legale. I soldi non gli mancano e l'emergenza economica provocata dal coronavirus gli ha spianato la strada. Uno, perché puoi fare acquisizioni senza ricorrere agli strumenti loro tipici, la minaccia, l'intimidazione, la violenza, non è necessario. Due, perché quello che ieri poteva costarti 100, ora ti può costare tranquillamente 50. E soprattutto, mentre prima dovevi cercarti tu l'azienda da infiltrare, ma sono loro che vengono a cercare te, perché ci sono aziende che non riusciranno ad aprire, che hanno già deciso di chiudere. Il problema qual è? Che l'estremo favore dell'offerta semina nella mente dell'imprenditore il dubbio, dice, ma mi conviene rifiutare, non mi conviene rifiutare, questo mi dà 50.000 euro, io chiudo tutto e me ne vado, sono problemi suoi. Ecco, chi direbbe di no? Che in realtà una volta che ho stretto il rapporto, il contatto, ho avviato la procedura, magari io 50.000 euro non li vedrò mai, no? Avrò un calcio in culo e me ne dovrò andare. Con i suoi 3.000 alberghi, la costa riminese è da sempre terra di conquista per la criminalità organizzata e i suoi capitali da riciclare. Nel 2019 la Guardia di Finanza ha intercettato 29 passaggi di proprietà sospetti e sequestrato beni per 110 milioni di euro. Proprio qui stanno arrivando delle strane offerte dietro le quali si potrebbe nascondere la criminalità organizzata. Di fatto dicono se hai bisogno, guarda, qui ce n'è una, dice debito di finanziamento, prestiti, l'azienda sta fornendo prestiti a tutti i clienti, richiedi qui la quantità di prestito urgente, l'oggetto è offerta di prestito urgente, denaro disponibile. Sai già, se ancora sei lucido, che queste sono offerte alle quali insomma tu devi girarci al largo più possibile. È chiaro che magari qualcuno in difficoltà potrebbe anche dire, guardiamo di cosa si tratta. Ci vuole anche del coraggio, ma più che il coraggio è la disperazione. Quanto di questo è possibile infiltrazione mafiosa? Io non so esattamente quanto sia l'infiltrazione mafiosa in questi ragionamenti. Di sicuro queste sono offerte predatorie, sono offerte che secondo me puntano sulla disperazione momentanea di alcune persone. In una situazione come quella magari nostra, dove abbiamo un tasso molto alto di alberghi presenti sul territorio, e chiaramente è più facile, tu butti la rete, qualcosa salta sempre su, quindi il pesce più sfiancato te lo ritrovi nella rete, e questo è il rischio magari. Dove non c'è lo Stato, arriva un altro Stato che ti fa un sorriso magari più bello all'inizio, ma che poi diventa un incubo secondo me. Mio padre, imprenditore edile, comincia ad avere dei problemi sul lavoro per mancate vendite, comunque nel periodo magari di crisi anche economiche, e si rivolge a degli onorevoli signori che di mestiere fanno gli usurai temporanei. Che cifra ha chiesto suo padre?
Siamo sui 100.000. Solo di interessi, usurai, quanto pagavate ogni mese? Sono stati periodi che arrivavamo a pagare solo di interesse sui 23.000 euro mensili. E quindi sono iniziate le svendite delle nostre proprietà. E magari c'era già tutto un disegno dietro, cioè sì. La loro intenzione era... Quando l'abbiamo capito era già troppo tardi. Queste persone si guardano bene da scegliere la vittima, perché di questo si tratta. E la danno solo a chi sanno che quei capitali non sono a rischio, anzi che invece vengono raddoppiati, triplicati. Sulla nostra vicenda, diciamo, hanno moltiplicato per almeno 5-6 volte i loro capitali. La 'Ndrangheta è una multinazionale del crimine. Gestisce miliardi di euro ogni anno. Sono pieni di soldi liquidi perché l'economia è in mano loro. Operano in tutti i settori. Centri commerciali, centri di stoccaggio rifiuti, villaggi turistici e parchi eolici. Quanto profonda sia l'infiltrazione della 'Ndrangheta nell'economia è stato provato da una delle ultime indagini condotte dalla procura di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, a cui è stato dato il nome di Malapianta. Siamo a Crotone, maggio dello scorso anno. Sono le 2 della notte, ma nella caserma della Guardia di Finanza è come se fosse giorno. Questa notte la Guardia di Finanza della Calabria conclude un'operazione iniziata un anno e mezzo fa e va a smantellare una locale di 'Ndrangheta, mai gestita come tale nella storia prima d'ora. A parlare è il colonnello Emilio Fiora, comandante della Guardia di Finanza di Crotone. Quella notte i militari bussano alle porte di decine di famiglie del crotonese. Alla fine gli arrestati saranno 35. Abbiamo una notifica di già. In manette finisce anche il capocosca Alfonso Mannolo, che andava tranquillamente in giro per Crotone a riscuotere le estorsioni. Il quartier generale della locale di 'Ndrangheta era San Leonardo di Cutro, un paesino di 1200 anime in provincia di Crotone, una cosca con 50 anni di storia che aveva il suo core business nel traffico di droga, usura ed estorsioni. Questi denari, questi profitti, li hanno tramutati in una locale di 'Ndrangheta imprenditoriale. Certo, una forma di imprenditoria un po' tutta particolare. Con la liquidità dei traffici illeciti non è difficile avere ingenti somme di denaro per fare prestiti a usura. Non è difficile riuscire a sbaragliare la concorrenza sul mercato quando si vogliono fare offerte, per esempio nei fallimenti, e riuscire a prevalere su altri concorrenti. Non è difficile avere quella forza economica per mettere in ginocchio gli altri imprenditori. Il tutto accompagnato, condito, intriso di quel metodo mafioso che questa locale, come più di altre forse, è riuscita a imporre in questo territorio. Pezzo di questo territorio che è sotto la loro diretta ed esclusiva competenza. Tutto è sotto la loro diretta ed esclusiva competenza. Quando diciamo tutto non stiamo esagerando? No, non stiamo esagerando. Erano loro a decidere chi poteva lavorare, erano loro a decidere chi doveva essere assunto e dove. Erano loro a decidere che tipo di caffè dovevano essere venduti in un bar, in un ristorante, in un villaggio turistico. Ed erano loro a decidere quali dovevano essere i villaggi turistici che, mi passi il termine un po' gergale, campavano oppure no. La cosca di San Leonardo di Cutro aveva puntato i villaggi del litorale ionico nelle province di Catanzaro e Crotone. Per anni, con le altre cosche della zona, si sono spartiti l'economia principale di questi territori, il turismo. Alcuni villaggi li hanno gestiti direttamente, altri li hanno messi in ginocchio con le richieste estorsive, li hanno spolpati piano piano per poi averli in mano loro. Lei era un uomo morto praticamente.
C'è stato un momento in cui ho rischiato seriamente, perché si presentò il locale di 'Ndrangheta, di una frazione qui di Cutro, mi chiedeva il pagamento di una cifra rilevante di 50.000 euro perché nell'ambito della locale qui di 'Ndrangheta avevano deciso di colpirmi, di uccidermi. Quindi nel terrore assoluto, anche perché era un periodo in cui in questa zona si viveva una sanguinosa guerra di mafia, fui costretto a pagare anche questa cifra. Cioè, o paghi o ti spariamo. Praticamente l'equazione era questa, sì. Giovanni Notarianni vive sotto scorta 24 ore su 24 da quando ha denunciato la cosca che voleva infiltrarsi nel suo villaggio turistico fin dal primo giorno che lo ha acquistato. Per anni è stato costretto a pagare il pizzo. Però questa è una parte, perché la parte ancora più complicata e difficile è come loro entrano nelle aziende, attraverso il personale, proponendo fornitori. L'interesse loro è quello di controllare anche dall'interno le attività. Poi a questo si sommano i danneggiamenti, che sono mirati, sono strategici. E la totalità dei danneggiamenti che ho subito, per circa 1.850.000 euro, venivano sempre fatti alle porte della stagione, in modo tale che chi li subisce ha grandissime difficoltà per aprire la stagione. Sono talmente radicati sui territori che conoscono benissimo tutto quello che fa girare denaro, tutte le attività. Quindi questa crisi causata appunto da questa pandemia, per loro dire che è un vantaggio è dire una parola, insomma, riduttiva. Le organizzazioni mafiose cercano sempre l'emergenza. L'emergenza crea velocità degli affari, stato di eccezione. C'è stato un doppio guadagno delle organizzazioni criminali. Mi spiego. La maggior parte delle organizzazioni criminali italiane investe nelle pompe funebri, investe nelle lavanderie ospedaliere, investe nella distribuzione benzina e generi alimentari. Quando è arrivata la pandemia, questi settori hanno iniziato a fatturare moltissimo. Dall'altro lato c'è stato invece il guadagno illegale, cioè nuovo. Il picco di usura già è stato provato dalla Procura di Napoli, con le indagini, quindi su Napoli abbiamo già una prova importantissima, tenendo interessi bassissimi, in alcuni casi togliendo proprio l'interesse, cioè ti servono 3.000, eccoti 3.000 e mi devi ridare 3.000. Dici, ma allora qual è il vantaggio? Ci sarà. Ci sarà dopo, verrà, certo. Verrà dopo, busseranno dopo, chiederanno dopo. Alcuni procuratori, come il dottor Lombardo di Reggio Calabria, dicono finita l'emergenza, questi programmeranno la più grande operazione di doping finanziario che abbiamo mai visto nella storia. Oggi le organizzazioni hanno la possibilità di fare cappotto, cioè di prendersi tutto a costo zero. Nei prossimi mesi sarà talmente evidente che ci saremo trasformati in una economia mafiosa. Lo so che sembra radicale quello che sto dicendo, ma è proprio, come dire, oggettivo che si vada in questa direzione. Il governo, abbiamo detto, ha peccato sulla velocità. Può ancora fare qualcosa il governo italiano? Soldi, soldi, soldi. Sì, l'elicottero che lancia i soldi. Ma così, sento già la voce, ma così una parte va ai soliti banditi? Certo, certo. È un rischio che dobbiamo correre. È l'unica possibilità. Tenendo conto che una parte di quei soldi loro se li prenderanno comunque. E se non si fa così, cosa succederà? Che loro prenderanno tutto. Tutto. Con niente.